Sale la febbre sulle tribune in attesa del calcio d'inizio. Ancora pochi istanti e si comincia. Piero Gipardo e Stefano Nava vi augurano buon divertimento e vi invitano a non cambiare canale. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Si gioca tra Udinese e Parma. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Questo è l'11 con il quale comincia il match l'Udinese. L'allenatore si affida al classico 3-5-2 per dare densità al centrocampo. La partita credo si deciderà proprio in mezzo al campo. Prevedo una battaglia senza esclusione di colpi. Brugman. Gran palla in mezzo. Gervinho. Palla messa dentro. Cross intercettato dalla difesa. Pallone recuperato senza problemi qui. Posizione ideale. Può cercare il cross. Altro tentativo. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. E c'è l'intervento dell'arbitro. Mandragora. De Paul. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Brugman, ottima qui l'imbucata. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Trostekong. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Brugman cerca con questo lancio in profondità. Gervinho la rimette in mezzo. Ha segnato il Parma. Sfortunato quel portiere, aveva quasi intercettato il tiro, era lì, la palla è entrata lo stesso. Si ricomincia col Parma avanti nel punteggio. Riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare. Puntuale qui il difensore nel recupero. Cosa fa ora? Si libera spazio. Ha fallito un'ottima occasione per incrementare il vantaggio. Errore da matita rossa questo. Potevano allungare e mettere due gol tra loro e gli avversari, invece si resta come prima. Fofana. De Paul. Okaka. Parma può ripartire. Squadra citata spesso come modello da seguire l'Udinese a livello di management, di scouting. La società friulana, proprio nell'attività di ricerca dei nuovi talenti, uno dei suoi fiori all'occhiello, con tanti giovani lanciati dal patron Pozzo nella sua storia recente. Società che fa di necessità virtù, acquista giovani prospetti a poco, li valorizza e li rivende a tanto per esercitare. E c'è la conclusione. Ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione a cui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Kučka. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Buon pallone filtrante. Lasagna. È tutto fermo, si alza la bandierina dell'assistente, ci sono le proteste, questa poteva essere una grande occasione. Eh sì, hai ragione Pier. Gioco fermo. Arbitro che ha interrotto sul più bello una potenziale azione da gol. Poteva involarsi verso la porta qui. Può colpire da lì. Non può sbagliare. Portiere che blocca senza problemi. Occhio, c'è l'errore sul rilancio del portiere. Lo vede. Attenzione, pericolo! C'era solo la forza in questo tiro. Pallone che è uscito, anche se non di molto. Non era male come tentativo, anche se da quella distanza avrebbe dovuto quantomeno inquadrare la porta.
può ricevere una posizione interessante, allontana la minaccia. Lasagna, c'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai, capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. Kučka. Tocco di testa, palla che scivola in palo laterale. Darmian. Bruno Alves. Kučka. Occhio al tiro, il portiere in presa sicura. Occhio al pallone filtrante. C'è la verticalizzazione. Non sono andati troppo lontano qui dal gol del pari. No, assolutamente. La palla è uscita di pochissimo. Sembrava già dentro da qui. Darmian. Kučka. Brugman. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Pallone perso. È in buona posizione. Occhio al contropiede. Attenzione, la palla. Palla che si infila dopo il tocco sulla traversa. Sfortunato qui il portiere. Pallone è finito proprio sui piedi dell'attaccante, che da lì non poteva sbagliare. Ci aveva messo una pezza sulla conclusione precedente. Ma non poteva farci niente sulla ribattuta. Struer Larsen. Ha spazio davanti a sé, tacco robusto. Darmian. Pallone invitante. Occhio al traversone. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Okaka. Struer Larsen. Posizione ideale, taglia verso il centro, bravo qui nell'interrompere tutto. Ancora un passaggio perfetto. Attenzione perché è pericoloso. Pallone interessante. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Brugman, conclusione murata. E c'è la conclusione. E c'è il gol! Un tiro al volo che non lascia scampo al portiere, un gol bellissimo. Ha cercato la soluzione calciando di prima intenzione. Un grande controllo. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Perdono palla banalmente. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, in punizione severissima. Molto grande la differenza di valori per pensare che in questo secondo tempo possa cambiare qualcosa. Vediamo. Mandragora.
o Kaká. Vediamo cosa fa ora. Tira il respinto, non può sbagliare da lì. Respinge il primo tiro. C'è il pressing. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Potrebbe crossare. Bravo qui a smarcarsi. E c'è la deviazione sopra la traversa. Occhio al tiro dalla bandierina. Va con i pugni il portiere. Palla in out, altra possibilità dalla bandierina. Occhio al corner. Legge bene, una situazione pericolosa. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto, concesso il vantaggio. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Regalano palla agli avversari. Decisivo l'intervento del difensore. Darmian. Palla consegnata agli avversari. Azione interessante questa, attenzione. Parma può ripartire. Neusink. De Paul. Struer Larsen. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Occhio al pallone filtrante. Gervinho. La mette in mezzo, bassa e tesa. Comodamente recupera il pallone. Struer Larsen. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. C'è il rinvio lungo del portiere. Pallone invitante. De Paul. Ha provato. Ecco il tiro. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Struer Larsen. De Paul. Può colpire da lì. Attenzione perché è pericoloso. De Paul. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Pubblico non ha certamente apprezzato la prestazione, almeno a giudicare dai fischi al momento dell'uscita dal campo. Sì, una giornata storta può capitare. Ora deve pensare solo alla prossima partita. Darmian. Apre il gioco. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Possono ripartire in contropiede. I tifosi cominciano a spazientirsi di fronte al possesso palla prolungato degli avversari. Vorrebbero vedere maggiore cattiveria da parte della loro squadra in fase di pressing. Ancora un passaggio perfetto. Guadagna metri. C'è spazio per il cross. Pallone che termina fuori, sarà semplice rimessa dal fondo. Matteo Bordocampo, quanto manca alla fine? 15 minuti ancora da vivere tutti di un fiato prima del 90esimo. D'accordo Matteo, grazie. Richiedici pure la linea in caso di ulteriori novità. Brugman. Palla che torna in possesso. Kučka. Brugman.
bravo qui a smarcarsi. Cross in mezzo. Un gol che serve solo per le statistiche, ma che non cambierà certamente l'esito della sfida. Ci hanno provato, hanno lottato fino in fondo. È comunque un aspetto da cui ripartire. Era un'occasione davvero troppo importante per lasciarsela sfuggire. Non l'hanno sprecata. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross dalla sinistra e non ha dato scampo al portiere. Da sottolineare l'assist qui, che spettacolo, davvero pregevole. Cross sfruttato alla perfezione con questa girata vincente. Eh sì, Pierre ha saputo liberarsi dalla marcatura avversaria e battere il portiere. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Hanno segnato, ma difficilmente potranno riaprire la gara, Stefano. Hanno approfittato di un calo di concentrazione degli avversari, che evidentemente devono sentirsi già la vittoria in pugno. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Mandragora. Vediamo cosa inventa ora. Può far palla a scavalcare la difesa.
Partita che si riapre nel finale, un solo gol da recuperare col tempo che scorre però inesorabile. Devono crederci fino all'ultimo, il gol può arrivare da un momento all'altro, l'unico problema è che non c'è più tempo. Il portiere... C'era arrivato ma non è riuscito a evitare il gol. 3-2, partita molto spettacolare. Sono ancora avanti di un gol quando mancano 5 minuti alla fine. Gagliolo, Gervinho, non concede nulla all'attaccante. L'arbitro fa cenno di proseguire, c'è qualche dubbio. Beh, da rivedere. Pubblico di casa che prova a trascinare la propria squadra che è sotto di un gol, quantomeno verso il pari. Sarebbe un risultato prezioso per come si è messa la partita. Lasagna! C'era solo la forza in questo tiro, pallone che è uscito anche se non di molto. Non era male come tentativo, anche se da quella distanza avrebbe dovuto quantomeno inquadrare la porta. Kučka. Fofana. Ci saranno 3 minuti di recupero. Posizione ideale. Agli in mezzo al campo. Stuart Larsen. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Regala la palla agli avversari. Lasagna. Bene. Lasagna, conclusione da cancellare. Ed eccolo il fischio finale. Match che termina dunque con una sconfitta per questa squadra che ha pagato forse un po' di stanchezza nel secondo tempo e la prestazione non ottimale di qualche giocatore chiave. Sei d'accordo, Stefano? Capita di perdere. L'importante è saper analizzare con lucidità quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato per non ripetere gli stessi errori anche in futuro. Buona posizione. Occhio al contropiede. Palla che si infila dopo il tocco sulla traversa. Sfortunato qui il portiere. Pallone è finito proprio. Brugman! Conclusione murata. E c'è la conclusione. E c'è il gol. Un tiro al volo che non lascia. Potrebbe crossare. C'è la deviazione sopra la traversa. Con i pugni il portiere. Palla in out, altra possibilità dalla bandierina. A smarcarsi. Cross in mezzo. Un gol che serve solo per le statistiche, ma che non cambierà certamente l'esito della sfida. Ci hanno provato, hanno lottato fino in fondo. Vediamo cosa inventa ora. Palla a scavalcare la difesa. Partita che si riapre nel finale, un solo gol da recuperare col tempo che scorre però inesorabile. Devono crederci. Agli in mezzo.
mezzo al campo. Stuart Larsen. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone.